Coronavirus, il Piemonte, così come il resto d'Italia, diventa zona protetta. L'appello del presidente all'Asia, rispettate le buone pratiche e le norme igieniche per fermare il contagio. Evitare ogni spostamento ingiustificato, ricordano il presidente della Giunta Alberto Cirio, l'assessore alla sanità Luigi Cardi e il responsabile dell'unità di crisi Mario Raviolo. Bentrovati a una nuova edizione di Consiglio News interamente dedicata alla situazione coronavirus, una situazione costantemente monitorata dall'unità di crisi della Regione Piemonte in contatto continuo con il governo nazionale. Per contrastare e contenere il diffondersi del virus è stato disposto di evitare fino al 3 aprile ogni spostamento in entrata e in uscita dal Piemonte, così come in tutte le altre regioni italiane, se non per lavoro, casi di necessità o motivi di salute. Lo prevede il provvedimento del Consiglio dei Ministri ribattezzato Io resto a casa. Sono previste sanzioni per chi non rispetta i limiti agli spostamenti e le nuove misure per fronteggiare il coronavirus. L'appello ai piemontesi per controllare i contagi è dunque quello di rimanere a casa il più possibile, seguire le buone pratiche di comportamento e informarsi solo attraverso i canali istituzionali. Un appello ribadito dal presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia. Sentiamo le sue parole in questo contributo tratto dall'agenzia Italpress. L'appello sicuramente a tutti i cittadini di mantenere la calma, di utilizzare i canali istituzionali per le notizie medesime e puntuali. Ovviamente c'è stato istituito dalla Regione Piemonte il numero verde che è l'819 20 20, ripeto 819 20 20, che è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per le risposte e anche eventualmente fare quelle preliminari visite telefoniche, come può essere il triage telefonico, per cercare di capire cosa fare e dove andare. Ringrazio particolarmente tutti gli operatori perché tengono sotto controllo la situazione in Piemonte e un ringraziamento a tutti gli operatori, come dicevo, e soprattutto anche tutti i funzionari che oggi come oggi stanno dando risposte precise e puntuali a tutti i cittadini piemontesi. Ricordiamo che in ottemperanza le norme di tutela della salute pubblica stabilite dal Consiglio dei Ministri è stata annullata la seduta fisica del Consiglio regionale. Stessa decisione è stata presa per gli altri organi collegiali. La Biblioteca regionale Umberto Eco di via Confienza, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico di via Arsenale 14, gli uffici dei Garanti sono chiusi al pubblico, ma rispondono ai normali numeri di telefono. Gli uffici del Corecom Piemonte sono anch'essi chiusi e per le controversie telefoniche gli utenti possono chiamare. Evitare ogni spostamento ingiustificato, ricorda ai piemontesi il presidente della Giunta Cirio, che sentiamo in questo comunicato che ha diffuso da casa, da dove continua a lavorare in videoconferenza costante con la squadra di governo regionale e nazionale. Fin dal primo giorno di questa crisi il Piemonte ha chiesto al governo regole più dure contro il coronavirus e soprattutto regole uguali per tutto il paese, perché il virus non conosce i confini delle province o delle regioni. Il virus si sposta e deve essere affrontato in modo, io credo, non solo nazionale ma anche europeo. Per questo ben vengano queste nuove norme che pongono dei limiti reali e concreti allo spostamento delle persone, ma soprattutto dobbiamo convincerci che noi questa battaglia la vinceremo. Se oltre al rispetto di queste regole, perché ci sono le sanzioni che ci puniscono, capiremo che noi queste regole le dobbiamo adottare per senso civico, per senso di rispetto e soprattutto per gratitudine, per tutelare la salute di quelle persone che sono i nostri anziani, che sono le persone oggi più esposte ai rischi del coronavirus. E io credo che a tutti loro noi questo lo dobbiamo. Unico strumento per limitare la diffusione del coronavirus è la prevenzione. Sentiamo le parole del dottor Mario Raviolo, direttore del 118 Piemonte, che attualmente coordina l'unità di crisi regionale. Rimanere a casa è l'unico modo per controllare il contagio e non diffonderlo.
Quindi stare a casa il più possibile, per favore, se dovete andare a fare la spesa, evitate di andare nei centri commerciali e di portarvi tutta la famiglia dietro. Una persona sola per famiglia va nei negozi, nei centri commerciali e fa la spesa. Quelli che possono aver avuto eventuali contatti o che manifestassero febbre, tosse, sintomi, non si muovono da casa. Non devono uscire da casa, contattano il medico curante, danno l'informazione al medico curante. Dopodiché il medico curante si farà conto di interfacciarli con i servizi di igiene e di prevenzione, che contatteranno questi pazienti, li prenderanno in carico e li seguono dal punto di vista clinico ed epidemiologico, telefonandogli 2 volte al giorno per sapere come stanno. Qualora qualcuno di questi cittadini manifestasse delle sintomatologie importanti, difficoltà respiratorie o altri problemi, contatta immediatamente il 112. Queste sono le regole, per favore vi chiediamo di aiutarci a diffonderle. Fondamentali per la prevenzione del contagio da coronavirus, le buone pratiche che è necessario seguire scrupolosamente e che vi vogliamo ricordare con questa infografica che potete trovare online sul sito del Consiglio regionale del Piemonte. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani. Evitare abbracci e strette di mano. Igiene respiratoria, starnutire e o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal medico. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. Mantenimento dei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno 1 metro. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol. In presenza di sintomi, evitare assolutamente di andare dal medico o al pronto soccorso per evitare di contagiare sanitari o altri pazienti. A ricordarlo è l'assessore alla sanità Luigi Icardi. Non andare al pronto soccorso in caso di sospetta malattia, in caso di sintomi, chiamare il 112, il 118, il 1500 o di chiamare la guardia medica o il medico di famiglia. I sanitari verranno al domicilio, prenderanno in carico il paziente e se necessario decideranno loro il ricovero e l'eventuale struttura dove ricoverarlo. Ed è tutto per questa puntata, grazie per averci seguiti, al prossimo appuntamento di Consiglio News.